Radio Gioiosa Marina presenta Conosciamoli meglio, un'intervista ad artisti e band consigliate da RGM, in esclusiva solo per te. Segui tutte le novità su www.radiogioiosamarina.it. E siamo rientrati in diretta qui sulle frequenze insieme a voi, come annunciato nella scorsa run. È arrivato il momento anche di ascoltare quella che è la nostra intervista della settimana, di sentire quello che è il nostro amico qui in diretta insieme a noi, che risponde al nome di Alessandro. Alessandro, ci sei? Sì, ci sono, ciao. Allora, ciao Alessandro, welcome, benvenuto qui all'interno dello Shout. Alessandro, questa sera ci porta in dono l'esperienza musicale, la voce, la musica di che gruppo, Ale? Di Zumara and the Pink Noise. Un nome che è tutta una garanzia. Chi sono i Zumara and the Pink Noise? Beh, allora, innanzitutto diciamo che è un gruppo che si è formato da un progetto solista più un diciamo un progetto di arrangiamento, ma poi è diventato un gruppo vero a tutti gli effetti. Zumara sarei io, è il nome che mi ero dato da solista, mentre invece i Pink Noise sono Alessandro Rizzi e Monica Ottaviani, e facciamo base a Milano, e anche se poi in realtà non siamo tutti di Milano, però proviamo a Milano, ecco, siamo un gruppo milanese in questo senso. Se dovessi rappresentare e descrivere con poche parole quella che è la vostra musica, come la definiresti? Appassionata, maledetta, classica ma anche sperimentale. Wow, appassionata, maledetta, classica e sperimentale. Quale di queste anime è quella che rappresenta Zumara? Quale rappresenta Zumara? Soltanto me? Ma in realtà un po' tutte, cioè io quando parlo per me, ma penso di parlare anche a nome degli altri. Vabbè, sì, già che ci sono, giustamente. scherzo Ale. No, mi piace questo tuo modo di rappresentare in parole un po' quella che è la vostra musica. Voi scrivete i testi, fate tutto voi, vi fate aiutare da un paroliere, da qualcuno che vi aiuta? No, in realtà facciamo tutto noi. Per quanto riguarda il disco che adesso sta per uscire, e Senza Rumore, che esce sabato, quindi tra pochissimo, abbiamo avuto, diciamo, come giusto che sia, ovviamente abbiamo avuto un lavoro di produzione, l'etichetta ha fatto il lavoro di produzione, però è un lavoro al quale abbiamo partecipato anche noi, quindi principalmente sì, noi siamo autori di testi e delle musiche. E io mi occupo più da parte della parte letteraria, ecco, diciamo. Quindi sei tu quello che scrive i testi? Sì, tendenzialmente, ma poi non esclude che ognuno si possa occupare un po' del campo dell'altro, perché in realtà tutti facciamo tutto lì dentro. Come nasce un testo, Ale? Come si arriva a creare un testo? È una cosa che mi ha sempre affascinato, quindi io considero che di musica, di creare musica non ci capisco niente, non ho mai fatto il musicista. Strimpellavo la batteria ai tempi delle elementari, però mi sono sempre chiesto come si arriva a scrivere un testo. Beh, oddio, per quanto riguarda me, io sono, diciamo che sono uno scrittore abbastanza, io scrivo di cose, poi vabbè, ve ne accorgerete che normalmente le persone non reputano tanto allegre, ma perché penso che proprio, cioè, come diceva Tenco, mi sembra, quando sono felice invece di scrivere esco di casa. Quindi si arriva a scrivere un testo perché qualcosa ti colpisce, qualcosa sta lì, ti dà il magone, ti costringe, ti inchioda al foglio. E poi in un secondo momento si va al lavoro di lima, si guarda magari come sta in metrica, si compone la canzone fatta bene, però diciamo che l'input ti arriva da un disagio, ecco. Se sono felice sto in casa, esco di casa. Mi sembra doverosamente giusto. E allora facciamo una cosa, Ale, mandiamo il brano che si intitola La Ferrovia di Zumara and the Pink Noise, poi rientriamo in diretta e cerchiamo anche di capire dove si incastona questa song, in che lavoro discografico, se sei d'accordo. Certo. E allora noi andiamo ad ascoltare La Ferrovia, loro sono i Zumara and the Pink Noise, torneremo tra poco qui in diretta allo Shout.
E questo era il brano dal titolo La Ferrovia, Jumara and the Pink Noise. Rientriamo in diretta insieme ad Alessandro, che è qui con noi e ci porta in dono quella che è l'esperienza musicale di questo gruppo che si è formato unendo due esperienze da singolo e da gruppo, quindi Jumara and the Pink Noise. La Ferrovia dove si incastona? In un lavoro discografico completo? Sì, è la prima traccia che appare ascoltando Senza Rumore, che è il disco che sta per uscire adesso, uscirà sabato, il 27 aprile, per Alka Record Label, ed è il nostro primo disco. Quante tracce sono del disco? Allora, sono 9 tracce, 8 in realtà, 4 più 4 diviso da un intermezzo musicale che in realtà sono dei rumori che sono stati fatti con degli scarti delle registrazioni, e ci siamo divertiti a fare questa cosa. E diciamo che ci sono un po' due... Allora, il titolo è Senza Rumore, gli abbiamo messo questo titolo intanto perché richiama un verso di una canzone, ma anche perché, almeno a mio parere, ricama anche una certa attitudine che io sento molto mia, ma che è anche molto presente nel testo, ovvero di non fare tanta scena, però di covare dentro qualcosa di molto grande. E le storie che sono raccontate in questo disco sono storie senza rumore, che però sono cariche di significato, di pathos. Ecco, un po' io la vedo un po' così per quanto riguarda il titolo dell'album. Voi siete un gruppo social, avete dei contatti, curate voi le pagine con eventualmente coloro che interagiscono con voi, con i vostri fan? Certo, allora abbiamo, ovviamente ci si può seguire su Facebook, su Instagram e su YouTube, anche abbiamo il canale, poi abbiamo, ci si può andare a vedere, a cercare, a scaricare sul sito di Alka, abbiamo l'account Spotify, siamo su iTunes, siamo dappertutto in realtà. E allora, per tutti coloro che eventualmente volessero anche raggiungere quelli che sono quella che è la vostra musica, possono farlo attraverso quella che è la nostra pagina nel nostro sito internet radiogiosamarina.it, dove Jumara and the Pink Noise hanno una pagina riservata a loro, e quindi tramite là potrete anche raggiungere quelli che sono i punti di contatto di questo gruppo. Noi ringraziamo Ale perché è stato con noi, ci ha portato in dono la sua esperienza musicale, ci ha portato in dono la sua canzone e la sua musica. Grazie anche a voi. E quando vorrai, i microfoni dello Shout sono sempre aperti. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo, insomma, ovviamente sperando di riaverti con noi una prossima volta. Ma sì, sicuramente accadrà. Grazie, un saluto anche a tutti voi, grazie di cuore.